Buongiorno a tutti e benvenuti nella sezione destinata ai produttori di ASMiglia.it. Siamo oggi in compagnia di Giovanni Lamoretti, dell'omonima cantina Lamoretti di Torrechiara, a pochi passi dal castello. Sì. Una cantina storica, presente fin dagli anni 30. Una storia un po' particolare, nel senso che il prozio di mio padre emigrò negli Stati Uniti nel 1920, poi dopo 10 anni, quando ormai era diventato cittadino di New York, è tornato a casa, non l'hanno più lasciato tornare negli Stati Uniti. Quindi lo zio d'America ce l'abbiamo anche noi, ha acquistato i terreni, ha cominciato a produrre vino, quindi dal 1930 nella zona a ridosso del castello di Torrechiaro, nel comune di Langhierano, che era sempre quella una tra le più vocate della zona delle colline parmensi, ha cominciato a produrre tutti i vini tipici della nostra provincia. Poi mio padre, che è stato tra i promotori della costituzione del consorzio di tutela dei vini dei Colli di Parma, ha dato il maggior impulso all'azienda, che è diventata un'azienda moderna. Si è passati dall'essere produttori di foraggio per fare il latte, per fare il parmigiano reggiano, i salumi, i caserecci. E tutto si incastra in queste province. Sì, penso proprio di sì. Ci siamo specializzati a partire dal 1964, ha fatto tanti nuovi impianti, io sono proprio di quell'anno, quindi i vigneti più antichi che abbiamo in azienda sono del 1964. Attualmente abbiamo un'estensione vitata di 20 ettari circa, di tutte le varietà tipiche, quindi Malvasia di Candia Aromatica, Barbera, Bonarda, Moscato Bianco, ma anche degli internazionali che i funzionari francesi e la corte di Maria Luigia d'Austria hanno portato. Quindi da 2 secoli noi vinifichiamo il Sauvignon Blanc, il Cabernet Sauvignon e il Merlot. Quindi la nostra idea è di continuare nell'insegnamento con la quarta generazione che arriva domani, che arriverà domani qui al Vinitaly, è già presente in azienda però sta ancora studiando. C'è una quarta generazione che va dai 21 ai 9 anni. Che è importante, insomma, perché non sono tante ormai le aziende italiane che possono vantare tradizioni che arrivano alla quarta generazione. Si stanno perdendo queste attività e il vino rimane uno di questi capisaldi che... Purtroppo io dico, quando un'attività viene spersonalizzata perde un po' di poesia, perché credo che la componente passione, tradizione, conoscenze, l'attaccamento al territorio, le tradizioni, perché poi il vino lo si beve abbinato ai prodotti del territorio. E qui casca l'asino, perché lei è in grado di fornire anche questi abbinamenti, dato che la sua cantina, se non vado errato, è anche un agriturismo. Siamo anche agriturismo per la parte ristorativa e devo dire che la cosa è nata proprio per essere funzionale all'attività principale, quella agricola, che è la produzione di vino. Noi facciamo vini solo con le nostre uve, solo vini integralmente prodotti, e sempre più spesso ci capita, e ci piace anche questo, devo dire, di fare degustare i nostri vini in abbinamento alle eccellenze del territorio. Quindi Parma, come giusto che sia, è conosciuta in tutto il mondo, i vini hanno meno diffusione, quindi sono meno prodotti rispetto ad altri marchi storici, come adesso non so se si possono fare nomi, il prosciutto, il parmigiano reggiano. Certo che si possono. E quindi, oltre alla cultura, tra l'altro tra i nostri vitigni più tipici c'è la Malvasia di Candia Aromatica, che è un vitigno che ha una storia unica al mondo tra tutti i vitigni, una storia millenaria che accomuna non solo le due province di Parma e Piacenza, ma accomuna tanti paesi del Mediterraneo, perché i veneziani a partire dal 1200 l'hanno diffusa ovunque e ha trovato delle declinazioni diverse, perché si è adattata non solo al clima, ai terreni, ma anche alla cultura della gente che la produce. Sì. Allora, se avete intenzione di fare un viaggetto a Parma e provare dei buoni abbinamenti tra vino e prodotti del territorio, abbiamo produttore e agriturismo, e quindi vi potete informare direttamente presso l'azienda agrituristica e vitivinicola Lamoretti sul sito www.lamoretti.eu. Benissimo Giovanni, noi
La ringraziamo di essere venuto a spiegarci la sua filosofia e la sua azienda e ci vediamo presto. Intanto le auguriamo un ottimo Vinitaly 2019 e grazie a voi. Portare i vini parmensi nel mondo. Vediamo che ci sono tanti operatori stranieri. Noi ci proviamo, ci crediamo. In bocca al lupo, avete tutto il nostro appoggio. Arrivederci, grazie di nuovo.